Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi ehm, proviamo a fare un video tutorial diverso da so dal solito. Invece di uncinetto, parleremo di maglia ai ferri. Ehm, perché? Perché a me piace anche lavorare i ferri, e ehm, stavo pensando proprio di proporre dei eh, lavori ehm, e dei punti basici con questa tecnica. Um, I ferri no, ce ne sono di vario genere, così come per gli uncinetti. Io sono abituata a lavorare con questi in metallo eh, per la lavorazione dei pannelli. Poi ci sono i, cerchi, i ferri circolari, per appunto ad esempio lavorare top down e così via. Oggi vediamo proprio per chi è alle prime armi come montare le maglie su un ferro. Eh, io lo faccio come mi hanno insegnato, vedo che ci sono parecchi modi, però. Io uh, utilizzo quello che mi ha insegnato la nonna. Non lo so uh, voi come siete abituati, uh, magari me lo scrivete nei commenti. Non so se c'è qualcuno che uh, utilizza la mia stessa tecnica, mi piacerebbe saperlo. Allora, innanzitutto cosa dobbiamo fare? Mm, prendiamo l'inizio del, uh, del nostro gomitolo e dobbiamo andare a metterlo doppio perché ci servirà il pezzo appunto iniziale per montare le, i punti sul ferro vedete l'ho messo in due solitamente per stabilire quanto filo appunto lasciare prima di iniziare il lavoro o eh, si eh, prende il ferro e mh, si gira il filo tante volte sopra ehm, per il numero di maglie che Vogliamo andare a montare in questo modo e eh, avremo diciamo una, mh, uh, un totale approssimativo. Io dico sempre lasciamo magari qualche centimetro in più di filo iniziale per essere più certi oppure prendo la mia mano. E faccio girare il filo in questo modo lo tengo allora solitamente ogni volta che giro il filo intorno alla mia mano vuol dire che mi è, mi è sufficiente per montare almeno 10 10 punti quindi non lo so se devo fare 50 punti una volta disteso facciamo 2 3 4 e 5 Ok? E eh, io vi consiglio sempre di lasciare magari qualche centimetro in più, poco importa, anche perché se ad esempio noi dobbiamo andare a realizzare un maglioncino, se mi avanza del filo all'inizio posso sempre poi utilizzarlo per cucire i pannelli, per le rifiniture, quindi non va sprecato. Allora, come si utilizzano i ferri? Questo tipo di ferri noi, eh, all'italiana, siamo abituati a tenerlo. Fermo sotto l'ascella, sotto l'ascella destra. Ok, io adesso ve lo faccio vedere così perché con la camera è molto complicato arrivare sotto l'ascella e quindi eh, dobbiamo, dobbiamo fare un attimo eh, d'attenzione se voglio mostrarvi il lavoro da fare. Adesso passiamo al montaggio delle maglie. Io prendo un po' di filato in questo modo e prendo il ferro su cui devo lavorare. Allora io non faccio nessun cappio ma giro semplicemente il filo in questo modo e entro con il ferro. Allora cosa faccio? Con la mano sinistra prendo il filo iniziale e vado a utilizzare proprio questa parte di filo per montare le maglie. Quindi metto il filo in questo modo, infilo il ferro, tengo fermo e passo in questo modo. Vedete, ve lo faccio rivedere. Si è creato un nodo in questo modo. Un attimo che mi si è sfilato, facciamo di nuovo così. Infilo il ferro, giro sopra. Lo faccio passare tra il mio dito e il ferro e vado a tirare via la prima maglia. Il primo punto è montato. Procedo in questo modo di nuovo: così passo sopra con il filo che è legato con la parte del gomitolo e a cavallo, così giro e a cavallo la stessa cosa così giro e a cavallo facciamo una decina di punti e poi vediamo l'effetto sul ferro così e a cavallo così e a cavallo vedete in realtà il filo appunto che scorre che mi va a formare appunto il bordino e quello che io ho misurato in maniera sicuramente approssimativa perché molto dipende anche dallo spessore del, eh, del filato utilizzato mi serve proprio per montare l'inizio della base del lavoro stesso ok allora vediamo un po l'effetto finale è questo io sono andata abbastanza morbida anche perché poi eh, non riesco a tenere logicamente il ferro sotto l'ascella per filmare, ed è questo. Questo è il mio avvio. Logicamente ci sono delle imperfezioni, perché comunque non mettendo in posizione corretta sotto l'ascella. Uh, un po' di tensione varia nella lavorazione della base, quindi, se noi facciamo però precisamente con il ferro sotto l'ascella per bene, senza dover filmare, vi garantisco che il bordo verrà preciso. Uh, il mio inizio è questo. Spero che um, il video possa essere stato utile a tutti coloro che sono all'inizio e uh, che vogliono imparare anche questa tecnica. Se qualcuno monta le maglie come faccio io, me lo scriva nei commenti oppure eh, raccontatemi un po' voi come, come lavorate i ferri. Grazie per l'attenzione e buona creatività da uncinetti allo sbaraglio.